Domenica 10 novembre 2019 vi parlo dalla Chiesa dei Cappuccini di Prato, dove ieri, sabato 9 novembre, si è inaugurata una mostra, come vedete dalle immagini, molto partecipata, una mostra che ha avuto come protagonista il maestro Antonio Ciccone, che oggi è qua con me a presentare un omaggio a un discepolo legatissimo a Padre Pio, e tutti i telespettatori ormai sanno quanto fosse profondo il legame fra il maestro Ciccone e San Pio. E qui all'altro mio lato c'è Dino Natale, nipote di questo discepolo che ha poi preso in mano il testimone di Padre Pio dopo la sua scomparsa e l'ha portata avanti per tutta la sua vita fino al giorno della morte, avvenuta nel 1994. Stiamo parlando di Fra Daniele Natale, che era nato come Michele ma aveva scelto il nome di Fra Daniele, come entrando ovviamente nell'ordine dei frati cappuccini. Vorrei che lei ci spiegasse, lo spiegasse ai nostri telespettatori, come è nata questa mostra, e poi ovviamente maestro Ciccone presenterà le opere, la stragrande maggioranza delle quali sono dedicate proprio a Fra Daniele, ma ovviamente non poteva mancare oggi la presenza fra queste opere dell'ispiratore del tutto, del grande Padre Pio. Il momento, effettivamente, sono 100 anni della nascita di Fra Daniele, ricade il 2019, e 25 anni della morte. Quindi in questo momento, in questo giubileo, in quest'anno che ricadeva appunto queste due date importanti, come il maestro Ciccone ha fatto il pannello dietro la lapide della tomba di Fra Daniele, che è ispirato da, che vedrete poi le opere, quando ci siamo incontrati a San Giovanni Rotondo io avevo nel cuore la volontà di portare qualcosa per ricordare in qualche modo la figura di Fra Daniele, perché era molto molto seguito qui a Prato, perché veniva spesso Fra Daniele proprio per portare le benedizioni, i saluti e anche cercare di allevare un po' le sofferenze su mandato di Padre Pio. Le immagini dimostrano che ieri tanti pratesi si sono ricordati di questa straordinaria figura e sono venuti a tributargli un omaggio. È vero, c'era proprio anche amici che l'hanno conosciuto direttamente con un forte ricordo, e quindi quest'idea è stata accolta in questo spazio, e penso proprio quale miglior posto poteva essere quello dei Cappuccini qui a Prato, che magari è stato anche ospite qui a Cappuccini. E quindi grazie a Cappuccini e all'Istituto Santa Rita ci ha messo a disposizione questa bellissima sala, vedete che, certo, come si presenta bene, e siamo riusciti a concretizzare questo mio sogno insieme a quello di Antonio, anche di portare avanti la figura di Fra Daniele. Allora vorrei, siccome lei sarà presente non tutti i giorni ma almeno nel fine settimana qua in mostra, vorrei che lei stesso invitasse i nostri telespettatori a venire a visitarla. L'ingresso è libero, quindi non occorre essere parrocchiani della Chiesa dei Cappuccini o avere degli inviti speciali. La mostra sarà aperta fino al prossimo 30 novembre. In quali orari? Allora, gli orari sono gli orari d'ufficio, perché generalmente viene portata avanti dall'Istituto Santa Rita, e sono dalla mattina alle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. E se c'è necessità, se qualcuno volesse vederlo anche in altri orari, ho la possibilità di accedere agli spazi, e soprattutto nei giorni di sabato e domenica ci sarà la presenza mia e dei miei fratelli, che porteremo avanti questi incontri. Per i non pratesi spieghiamo dove si trova la Chiesa dei Cappuccini. La Chiesa dei Cappuccini si trova nella zona della Pietà o dei Cappuccini, al confine tra la Pietà e la Castellina, e dobbiamo arrivare davanti alla Chiesa, sul sagrato della Chiesa. Sul lato sinistro c'è un cancello e salire la scalinata attraversando un giardino. Questo bagliore che ci accoglie. Esatto, e potete vedere arrivare al piano della mostra. C'è da fare questa scalinata, insomma, un bel momento. Grazie, grazie. Allora Antonio, partiamo proprio da questa luce accecante. Credo che questo un contesto migliore di questo per ospitare le tue opere non ci potesse essere dal punto di vista scenografico, perché questa luce bianca, queste pareti bianche danno molto risalto ai tuoi disegni, ai ritratti, agli studi. Ovviamente il protagonista questa volta non è Padre Pio, che passa in secondo piano,
anche se è stata una figura gigantesca, perché oggi tu hai voluto con questa mostra ricordare un suo fedelissimo discepolo. Sì, il discepolo è Fra Daniele Natale, che io ho conosciuto, si può dire, da bambino. Proviene anche lui da San Giovanni Rotondo. Ambedue abbiamo sentito Padre Pio da, si può dire, prima di nascere, perché i nonni ne parlavano, e poi io personalmente vivevo dietro il convento. I miei nonni erano come pastori, contadini, si faceva di tutto a quell'epoca. Fra Daniele aveva più o meno la stessa origine, figlio, era pastore anche lui, i genitori lavoravano la terra, e allora ho sentito di farlo questo omaggio. Durante la vita lui veniva a Prato a visitare i fratelli, e poi i nipoti naturalmente, e si fermava sempre a Firenze, veniva nel mio studio, si parlava d'arte perché a lui piaceva molto dipingere anche, aveva un bel talento genuino proprio, piacevano i fiori, il sole, le campagne bellissime, a volte si passeggiava sui monti del Gargano, nei boschi, amante della natura, ecco. Bene, grazie al maestro Antonio Ciccone. E allora, concludere il servizio, ricordiamo ai telespettatori che l'11 marzo scorso, giorno della nascita di Fra Daniele, è stato inaugurato e benedetto il dipinto Fra Daniele e Maria Divina, Fra Daniele Natale e Maria Divina, che ci ha ora dettagliatamente e articolatamente descritto il suo autore, Antonio Ciccone, che è collocato nella sala di Fra Daniele Natale nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. Chi vorrà vedere ovviamente una riproduzione dell'opera e tutti gli studi preparatori dovrà venire da oggi fino al prossimo 30 novembre alla Chiesa dei Cappuccini, zona La Pietà, a Prato, l'ingresso è libero, negli orari che ci ha ricordato Aurora, Dino Natale, nipote di Fra Daniele, che ringraziamo per averci guidato insieme al maestro Ciccone alla visita di questa straordinaria mostra.